Solitamente per togliere le squame possiamo usare o una classica forchetta e andare al contrario di come vanno la sequenza delle squame, o altrimenti che la triglia è uno dei pochi pesci che ha le squame molto morbide. Si può fare anche con le semplici dita. Si parte dalla coda, si va all'effetto contrario delle squame. Passando il dito si nota già che la squama sia tolta perché diventa molto liscia la Fammi pelle. vedere le squame che hai tolto, guarda. Ok? Invece negli altri pesci che sono più dure togliere le squame, vi consiglio una semplice forchetta e si fa lo stesso procedimento. Proprio si va a graffiare, diciamo, la parte della pelle. Prima di andare a sfilettare il pesce, si controlla per bene se si siano tolte tutte le squame, poi si capovolge il pesce, si aprono le branche e proprio si infila il dito. E si toglie. La triglia, la stragrande maggioranza della triglia va proprio via tutto. La cosa anche importante è togliere il sangue centrale. Questo qua il sangue va tolto, altrimenti viene troppo amaro il pesce. Anche quando andate nelle pescherie vi fate pulire il pesce, controllatelo sempre, che a volte capita che la pescheria non lo pulisce bene per un fattore di velocità, giustamente. Allora, pulito la triglia, si passa al tagliere, un coltello ben affilato, e si estrae la testa. Si fanno le due incisioni nei due lati, proprio si gira la testa e viene proprio tolta. Un consiglio: non buttate mai le teste e la parte delle lische, perché sono importantissime e vengono anche molto buoni fare i brodi. Allora, ora il procedimento è: si va dalla parte sopra della schiena e si incide e si fa proprio grattare vicino alla lisca centrale, infatti proprio si sente grattare la lisca. Arrivate alla coda, girate il coltello, lo infilzate tutto fino ad arrivare dall'altro lato e lo tirate. Io lo faccio così perché voglio tenere la coda per un fattore estetico. Poi giro il pesce come se fosse ancora intero e faccio lo stesso procedimento. Vado a incidere la parte superiore e mi aiuto sempre ad andare verso la lisca. Incido il coltello, lo faccio andare dall'altro lato. È arrivato verso la coda, o lo spezziamo col coltello stesso e formiamo i due filetti. È importante poi con una pinzetta togliere tutte le spine che ci sono centrali, perché non è gradevole mangiare con